ritrovati ad Automobilismo, il programma per tutti gli appassionati delle quattro ruote. Vi ricordiamo che Automobilismo è tutti i mesi in edicola, ma seguiteci anche sulla nostra pagina ufficiale di Facebook e per le ultime news aggiornate il nostro sito internet automobilismo.it. Sta scalando velocemente le classifiche di vendita. Per la Range Rover Evoque, un successo annunciato che sta regalando molte soddisfazioni alla casa inglese. Ecco la prova su strada della turbo diesel da 2,2 litri e 190 cavalli. È la sfida più difficile. Non parliamo di fango, dune, sabbia, ma destreggiarsi nel difficile terreno, quello delle SUV compatte, che da qualche anno fa registrare i più alti tassi di crescita. E in questa passerella l'Evoque sfila davvero come un abito di alta moda. Una vettura che ripropone intatte le linee stilizzate e muscolose della Concept LRX del 2008, unico piccolo contraltare, a onor del vero, la visibilità posteriore, in parte compromessa da linee tanto audaci. Per il resto l'abitacolo si conferma comodo e spazioso. E non ci riferiamo soltanto alla zona anteriore, ma soprattutto a quella posteriore, con spazio per le gambe e in altezza, a sufficienza per due adulti e un bagagliaio che non sfigura nel confronto con le rivali più attrezzate. Dinamicamente il comportamento non delude, grazie soprattutto ai 190 cavalli del turbo diesel e a un centinaio di chili in meno rilevati, con reazioni sincere e un naturale, ben gestibile sottosterzo al limite. Alla guida ci si trova subito a proprio agio. Bastano pochi chilometri per entrare in sintonia con la nuova Range. Gli ingombri, ragionevoli, la rendono maneggevole, facile e per nulla ingombrante. Certo, si devono fare i conti con una visibilità non proprio ottimale, con una linea di cintura alta e un lunotto minuscolo, ma a conti fatti è poco più lunga e larga di molte compatte. La Evoque, insomma, non dà mai la sensazione di essere in affanno e, anche sui tratti più ripidi, il tiro del motore è sempre adeguato. Un'impressione che trova piena conferma nei dati rilevati, con scarti spesso accademici rispetto ai dati dichiarati, con una velocità massima vera di oltre 196 km orari. La 4x4 inglese si dimostra anche un'ottima compagna di viaggio grazie alla capacità di filtrare bene le asperità dell'asfalto e un'insonorizzazione molto curata. L'unico disturbo, alle andature più elevate, proviene dal fruscio aerodinamico generato dai due grandi specchi retrovisori. Le frenate, infine, sono potenti, mentre i consumi sono accettabili in considerazione di potenza e peso in gioco, pure se di poco superiori a quanto ci saremmo aspettati.